Vetrina Teatro Amatoriale, 20ª edizione al Teatro della Compagnia di Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa con il gruppo teatrale For Red Roses è in programma e lo sarà sino al 14 dicembre con tanti spettacoli il sabato e la domenica. Con noi Pietro Cataldo, uno degli organizzatori, presidente del gruppo teatrale. Benvenuto a Radio Bruno, buon pomeriggio. Ciao, grazie, buon pomeriggio. Allora, avete già iniziato la 20ª edizione di Vetrina Teatro Amatoriale. Innanzitutto possiamo dire un obiettivo importante, 20 anni di questa vetrina, insomma. Certo, 20 anni e festeggiamo il 20esimo anno con la vetrina che finalmente trova un spazio all'interno di un teatro vero. Fino a quest'anno la vetrina è sempre stata rappresentata all'esterno, in realtà nel periodo estivo. Quest'anno invece diventa parte integrante del programma culturale, quindi del cartellone, diciamo, teatrale del comune di Castelfranco, nel teatro della compagnia aperto, appunto inaugurato l'anno scorso. Ecco, quindi cosa c'è in programma? Come abbiamo detto, avete già iniziato, ma continuate sino al 14 dicembre con tanti spettacoli. Continuiamo fino al 14 dicembre, gli spettacoli sono tutti sabato sera, a parte il 14 dicembre che è una domenica in pomeriggio, e in questo caso però c'è la premiazione dello spettacolo vincente, perché la vetrina, ricordiamolo, è un concorso di teatro marziale. Da qualche anno ha fatto una scelta di qualità, quindi esiste una giuria, appunto, di qualità che esamina criticamente i vari spettacoli per premiare il migliore, e c'è una vetrina, una giuria di gradimento che è rappresentata dal pubblico, che ogni sera dello spettacolo è chiamato ad esprimersi e a valutare lo spettacolo vincente, lo spettacolo più gradito, quindi lo spettacolo che poi avrà un premio specifico, che è il premio di gradimento del pubblico. I spettacoli sono di vario genere, non è una rassegna a tema, proprio perché la ricerca è sulla qualità indipendentemente dal genere teatrale che viene presentato, quindi c'è del comico, ci sono dei thriller, sono dei lavori molto molto seri e impegnativi, però devo dire che l'accoglienza che il pubblico ci ha dimostrato è sicuramente significativa e importante. Com'è possibile partecipare a questi spettacoli? Ci sono delle prevendite? Sì, ci sono delle prevendite. Le prevendite sono effettuate all'agenzia di Castelfranco di Sotto, che gestisce, diciamo, l'immobile teatrale, quindi la rassegna di teatro. È possibile acquistare i biglietti, quindi le postazioni, prenotarsi, diciamo così, per tempo, per avere il nostro posto in sala. Bene, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi. E naturalmente troverete tutto anche sul nostro sito radiobrunotoscana.it per gli aggiornamenti per i prossimi spettacoli da sabato 29 sino a domenica 14. Grazie Pietro Cataldo per essere stato con noi. Grazie a te, ciao, buonasera.